Buongiorno a tutti, questo video per fare la consueta panoramica generale a fine settimana sulle principali piazze finanziarie internazionali. Oggi è venerdì 3 marzo del 2023, sono le 8:15, quindi alcuni mercati future ovviamente sono già aperti, mentre il mercato cash, nella stragrande maggioranza dei casi, deve ancora aprire. Partirei come al solito dalla borsa italiana, il nostro future FTSE MIB, che è abbastanza laterale, è in una fase nel breve termine di congestione, sempre nell'interno del livello 24, 27.400, 27.600, quindi nell'intorno di questa importante resistenza, fondamentalmente 27.500. La settimana scorsa c'è stata la creazione di un pattern molto importante di analisi candlestick, chiamati tre corvi neri, che ricordo essere una figura di continuazione e ribassista, di inversione e poi di continuazione. Quindi, se è iniziata una sorta di piccola inversione, storno o ritracciamento sulla borsa italiana, beh, questo dovrà continuare anche nelle prossime sedute. Infatti, al momento sta tenendo piuttosto bene sia l'indicatore super trend che la media mobile a 25, ma l'idea è che in realtà la borsa non abbia più forza di continuare a salire e di conseguenza possa leggermente scendere, e quindi come prossimo obiettivo ribassista della prossima settimana possa essere il ritorno o di avvicinamento al livello 27.000, e forse anche sarebbe anche auspicabile, e allo stesso tempo non andrebbe a intaccare la bontà comunque del trend di lungo periodo rialzista in corso, anche lo stesso indicatore super trend violarlo e andare anche al di sotto del livello 26.850, che comunque rimane al momento il target ribassista. Quindi comunque attenzione a eventuali operazioni long, perché il mercato effettivamente potrebbe, con questa ingannevole forza, potrebbe appunto essere non del tutto veritiero. Che invece un ritracciamento sia già in corso lo si evidenzia meglio sulla borsa tedesca, a riferimento dei mercati azionari europei, il future DAX, che dopo il massimo relativo toccato lo scorso 9 febbraio sul livello 15.700, poi da lì il mercato, anche se molto lentamente, ma passo dopo passo, sta ritracciando e avendo un leggero storno, non particolarmente violento, non particolarmente spiccato, però è chiaro che qui ci sono più venditori che compratori, con direi dei massimi e dei minimi che sono, anche ripeto, se non molto evidenti, abbastanza decrescenti, e quindi il mercato è inserito in un canale discendente, non particolarmente inchinato, però certamente è negativo. Qui tiene ancora l'indicatore super trend di parecchio, perché i prezzi vi sono molto al di sotto, mentre invece la media mobile a 25 e l'indicatore Parabolic SAR sono già stati violati a ribasso. Quindi anche qui ci manteniamo attorno al livello, ormai da una decina di sedute, il livello 15.300, 15.000 e 500, però anche qui l'idea è che durante la prossima settimana il mercato possa cedere definitivamente e pronunciarsi con un ribasso più forte. Se la negatività si poteva ipotizzare per la borsa italiana, se era appena abbozzata per la borsa tedesca, quindi sui mercati europei, invece qui
E con questo grafico americano sullo Standard & Poor's 500, quindi dando anche lo sguardo a quello che succede oltreoceano a Wall Street, beh, la negatività è decisamente più conclamata da quando all'inizio di febbraio è stato toccato un massimo relativo a 4.200, che quindi funge adesso da resistenza, e da lì c'è stata una vera e propria inversione di tendenza, in questo caso con un mercato che è sempre sceso, rompendo qui anche l'indicatore super trend proprio alcune sedute fa. Siamo arrivati a 3.950, ogni target ribassista che ci si poteva immaginare, di cui abbiamo parlato anche nei video precedenti, è stato raggiunto. Prima c'era il 4.100, poi 4.050, poi 4.000 e adesso siamo arrivati a 3.950. Probabilmente questo è un supporto sul quale il mercato invece potrebbe trovare una reazione di breve, perlomeno è quello che si vede nelle ultime 5 sedute. Quindi questo è un supporto. Qui il mercato ha fermato la propria discesa, lo ha arrestata, e quindi è probabile invece per la prossima settimana attendersi un rimbalzo. Per questo motivo si possono, a mio parere, adottare strategie di spread trading, dove conviene comprare America e vendere Europa. Qualcuno mi chiederà: ma se l'America dovesse risalire, è chiaro che terrà alta anche le borse europee. Questo è vero in parte, o meglio, era vero più in passato, quando la correlazione fra le varie borse era molto più alte e molto più forte. Col passare del tempo, oserei dire col passare dei decenni, perché io sono ormai tantissimi anni che mi occupo di trading e lo faccio, mi sono accorto e verifico statisticamente ogni anno che le correlazioni tra le borse sta sempre pian piano diminuendo. Quindi non mi stupisco né mi aspetto che le correlazioni vengano mantenute, anzi credo che diminuiscono. Quindi ci sta benissimo, come si è visto in passato e come si vede anche moltissimo nell'intraday, che una borsa americana possa salire e una borsa europea possa scendere. Come del resto abbiamo visto anche negli ultimi mesi una borsa americana leggermente in discesa e una borsa italiana invece decisamente forte. Quindi ripeto e riassumo: per quanto riguarda la borsa americana, mi aspetto un rimbalzo, quindi un'operatività long assolutamente da consigliare. Passando alle commodities, in particolare al crude oil, il WTI, l'analisi effettuata la scorsa settimana si sta rivelando assolutamente corretta. Il grafico del petrolio ci dice molto chiaramente che il mercato è in congestione, è un po' schiacciato a ribasso, sì, è vero, perché è sempre al di sotto di quei 90 dollari che è considerato dall'OPEC il loro prezzo di equilibrio, di convenienza per vendere e produrre petrolio, però diciamo che si sta muovendo assolutamente in laterale. Ciò che spicca è questa grande congestione presente tra il livello 70 e 82,50, che poi è diventato più propriamente un trading range tra 72,50 e 82,50, fino all'indicatore super trend che comprime i prezzi. Poi recentemente, nelle ultime 2 settimane, questa
diciamo, volatilità, questo trading range si è ancora più ristretto fra un 73 e un 80, comunque è chiaro che il mercato si sta muovendo in trading range. Questo è quello che ci interessa per capire qual è la natura di fondo, di questo, grafico. In questi casi l'unica strategia da adottare è quella, di, comprare supporti e vendere le resistenze, e quindi tutte le volte che il mercato, si avvicina attorno al livello 73, 72, 50, massimo 70, si compra, e tutte le volte che il mercato arriva verso 80, 82, 50 si vende. E a 80, 82, 50 poi si vende allo scoperto per ricoprirsi più in basso verso 73, 72, 50 e 70. E questo giochino negli ultimi mesi avrebbe permesso di cavalcare bene tutte queste oscillazioni abbastanza ampie, e credo che al momento continuerà. Ovviamente fino a quando non ci sarà un definitivo breakout o al rialzo o al ribasso di questi due livelli grandi che ho appena citato. Quindi al momento siamo in una fase rialzista dopo aver toccato il supporto di 73 e stiamo dirigendoci verso il livello 80-82-50, quindi ancora possibilità di entrare long, che è l'operatività consigliata per la prossima settimana, che è il mercato che dovrebbe andare ancora leggermente a rialzo. C'è ancora spazio, non moltissimo, ma c'è ancora spazio. Per quanto riguarda l'oro, invece, l'analisi effettuata la scorsa settimana e anche nelle scorse settimane, lo ricordo bene, si è rivelata assolutamente corretta, perché dopo il doppio massimo toccato in area 1970-1975 ad inizio febbraio, il mercato ha avuto un forte ritracciamento, quasi un'inversione di tendenza, e con la rottura, la violazione dell'indicatore super trend, è chiaro che lì sono entrato in posizione short, perché non potevo fare diversamente, perché l'evidenza grafica algoritmica era molto chiara, e avevo dato, basta guardarsi l'analisi precedente, come target ribassista il raggiungimento del livello 1810-1815, neanche il 1800 perché era troppo evidente, troppo scontato, ma già il 1810-1815 era già stato un livello toccato molto importante l'anno scorso, lo ricordavo bene, perché poi un buon trader, analista tecnico, grafico, deve avere ben a memoria i livelli, che anche a distanza di tempo spesso si ripresentano, soprattutto i livelli importanti. Quindi per me quello era target ribassista. Io ho chiuso la posizione con un buon guadagno. È chiaro che a quel punto, questo 1815, fondamentalmente, che una volta in passato era una forte resistenza, adesso è diventato un forte supporto. E da lì, infatti, le quotazioni, una volta che lo hanno raggiunto e toccato, stanno tentando un timido rimbalzo. A mio parere, questo rimbalzo può continuare, può andare oltre. Ci sono buone possibilità che venga, se non altro, raggiunto durante la prossima settimana, i prossimi 10 giorni, anche l'indicatore super trend, che al momento si trova sul livello 1880. Quindi il mercato che ha buone possibilità di rimbalzare e andare in rialzo, ed è questa francamente l'intenzione di operare questa settimana. Non dico già da oggi, però da lunedì, secondo me, guardando come si muoverà il mercato, se la giornata sarà positiva, sarà conveniente aprire posizioni rialziste. Per quanto riguarda, infine, dando uno sguardo al mercato valutario, il principe dei cross, l'euro-dollaro, anche qui il mercato è in forte discesa e ha come obiettivo, a mio parere, il raggiungimento del livello
1,05. Lo ha lambito nella scorsa settimana con 0,05,33. Poi vi è stato un rimbalzo, pullback dopo la forte discesa da 1,10 fino verso questi livelli, che effettivamente ha bisogno di un suo rimbalzo, ma che ha trovato un argine sia nella media mobile 25 che nell'indicatore super trend. Queste sono le esistenze difficili da superare e che a mio parere non verranno superate a breve. Quindi assolutamente, nonostante questo rimbalzo avvenuto questa settimana, il mercato dell'euro-dollaro dovrà continuare a scendere fino a raggiungere, toccare e anche violare di poco il livello 1,05. Quindi ogni tipo di rimbalzo, come quello che c'è stato mercoledì o come quello che è anche in corso oggi, magari fosse anche più spiccato, sarebbe comunque una buona occasione per vendere e per mettersi al ribasso. Quindi si punta su una ancora possibile, dove c'è spazio per salire, di rivalutazione del dollaro rispetto all'euro, almeno nel breve. La resistenza sul livello 1,07 di passa l'indicatore super trend è troppo forte e non credo che verrà superata a breve. Quindi diciamo che, andando un po' per esclusione sulla difficoltà di salire, credo che il cambio rimanga debole e sia soggetta a più pressioni ribassiste. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento all'analisi della prossima settimana e, come al solito, vi auguro buon trading.